Ed eccoci pronti con Crypto Focus, l'approfondimento del martedì mattina per analizzare in profondità quello che accade sul fronte delle criptovalute con gli ospiti che contraddistinguono questo spazio. E allora ben trovato a Federico Izzi, nostro analista di riferimento. Federico, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. E buongiorno e benvenuto anche a Giacomo Vella, ricercatore Politecnico Osservatorio Blockchain. Giacomo, un piacere averti qui in nostra compagnia. E Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. allora, come di consueto, ripartiamo da Cryptonomies.ch, dove l'ultimo approfondimento di Federico, che oggi è in collegamento con noi, vede il Bitcoin in rialzo di nuovo vicino ai record. Si era preso una sorta di pausa, sostanzialmente, la criptovaluta, la nostra criptovaluta di riferimento, dopo aver sfiorato i 20.000. Ebbene, rieccoci in territorio, diciamo, con il segnale rosso pronto ad accendersi, se mi è concessa questa piccola figura, diciamo così. Federico. Sì, più che segnale rosso, un segnale verde, quello Segnale che ha verde, dato hai ragione. il prezzo in questi ultimi giorni, e precisamente dopo il movimento verso il basso che ha caratterizzato più che altro l'inizio del precedente fine settimana. Infatti, tra venerdì e sabato i prezzi dai massimi top, che appunto il 1° dicembre aveva raggiunto il Bitcoin a circa 20.000 dollari, aggiornando di pochi dollari, una decina di poche decine di dollari, il record addirittura del 2017, perciò stabilendo un nuovo livello superiore, ha iniziato una discesa che si è conclusa appunto tra venerdì e sabato scorso con una test dei 17.500. Molti si aspettavano un ulteriore allungo verso il basso, anche perché le indicazioni, anche sotto l'aspetto tecnico, davano più che altro riferimenti di un'ulteriore debolezza. Mentre invece un po' ha sorpreso gran parte degli analisti con questo balzo verso l'alto che ieri ha riportato i prezzi, anzi tra ieri e le ultime ore anche di oggi, verso i 19.500, dove sono tornate le prese di beneficio. C'è da dire che comunque, ecco, gli occhi sono puntati più che altro sul Bitcoin, tant'è che anche l'aggiornamento di questa mattina su Cryptonomics proprio metto in evidenza come comunque il Bitcoin in questa fase è particolarmente ad essere di riferimento. Il resto del settore comunque si mantiene maggiormente in positivo, però ecco, ad esempio Ethereum, a differenza del Bitcoin, ancora peggio Ripple, che è tornato sui 50 centesimi dopo aver sfiorato i 90 centesimi alla fine di novembre, e non danno questi segnali evidenti al rialzo come sta dando il Bitcoin. Però c'è da dire che Ethereum ha una struttura rialzista su base mensile ancora migliore di quella del Bitcoin, però il segnale positivo per Ethereum arriverebbe con un superamento dei 600 dollari, cosa che non è avvenuta, ecco, durante queste ultime ore. Prima di entrare nel cuore dell'approfondimento di oggi, chiedo a Giacomo in collegamento, che ribadisco è ricercatore politecnico Osservatorio Blockchain, ti chiedo una piccola presentazione, insomma, di quello che è l'obiettivo e di quello che sono appunto gli obiettivi e le missioni da parte dell'Osservatorio del Politecnico e anche particolare, insomma, come realtà, dato che si parla di un'università importante. E allora, insomma, che cos'è, di che cosa vi occupate Sì. nella fattispecie? Prego, Giacomo. Allora, gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico sono un gruppo di ricerca interno al Politecnico di Milano, precisamente all'interno del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e la Business School del Politecnico, che hanno l'obiettivo di diffondere la conoscenza sull'innovazione digitale all'interno rispetto alle aziende, rispetto alle aziende italiane. Io nello specifico lavoro e faccio ricerca in quello che è l'osservatorio che si focalizza sui temi blockchain, distributed ledger, e anche lì abbiamo proprio come mission quella di diffondere la corretta conoscenza su questi temi, di creare occasione di networking tra aziende, della domanda e dell'offerta, quindi di far crescere il mercato blockchain attraverso una ricerca che possa dare una corretta conoscenza di temi che sono molto complessi e molto spesso magari
difficili da affrontare. Quindi diciamo che questo è un po' il nostro obiettivo, quello che ci prefiggiamo come mission dell'osservatorio. E con Giacomo Velle e con Federico Izzi affrontiamo un po' i temi caldi del momento, ovviamente per quanto riguarda Crypto Asset, insomma le ultime news. Federico, si parte da quello che accade sul fronte delle banche che offrono i cosiddetti prodotti di custodia e adesso lo facciamo anche attraverso mostrandovi insomma anche il racconto di Cryptonomist con BBVA pronto a lanciare un progetto crypto in Svizzera e questo è un progetto, un approfondimento che ovviamente seguite da vicino. Federico, partiamo da te. Sì, più che altro ecco questa banca a livello europeo per quanto riguarda la Spagna, ma non solo a livello appunto europeo, se proprio delle ultime ore le indicazioni che Banca Generali ha proprio annunciato che nel prossimo anno, dal 2021, offrirà servizi di custodia per quanto riguarda il Bitcoin, così fosse come per le maggiori criptovalute. Questo un po' mette in evidenza di come questo momento sia particolarmente delicato per la finanza tradizionale, che abbiamo visto anche negli ultime settimane, negli ultimi giorni, come ad esempio JP Morgan, ecco come evidenzia anche in home page questa mattina Cryptonomist, indica di come molti investitori istituzionali sono sempre più intenzionati ad entrare in questo settore. Notizia della scorsa fine settimana è come Mass Mutual, è una importante società di assicurazioni statunitense, ha aperto proprio, anzi ha ufficializzato l'acquisto di 100 milioni di dollari in Bitcoin proprio per iniziare ad offrire anche servizi a copertura del rischio. E queste sono notizie che naturalmente rafforzano quello che è un momento completamente diverso, ad esempio, di come era il 2017, quando gli investitori istituzionali erano del tutto scettici. Io, durante il fine settimana, sulla newsletter di DeFi Today, ho evidenziato appunto di come effettivamente il Bitcoin ha avuto un movimento da boomerang, come JP Morgan nel 2017, attraverso il suo amministratore delegato, indicava il Bitcoin come un qualcosa assolutamente da non investire, anzi da essere molto alla larga. E oggi JP Morgan è tutta esattamente dalla parte opposta. Beh, insomma, un po' come forse mi permetto di fare questo piccolo paragone, probabilmente negli anni passati un'università importante come il Politecnico mai avrebbe magari creato un laboratorio rivolto alle criptovalute e oggi invece abbiamo Giacomo Vella che rappresenta proprio una non voglio chiamarla task force perché ultimamente le task force non sono viste molto bene in generale, vedi il governo che accentra le decisioni sulle coronavirus, però insomma è un ulteriore segnale che la strada è quanto mai spianata. Da questo punto di vista il segnale verde di cui parlava Federico Izzi è già acceso, insomma, da un bel po', Giacomo. Sì, assolutamente. Sicuramente il tema delle criptovalute è, vabbè, quello che ha dato il via a tutto il mondo blockchain distributed ledger, quindi è il primo che forse su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione. Noi siamo partiti qualche anno fa con l'osservatorio e dobbiamo dire che avendo molta interazione con aziende, con il mercato italiano, il tema criptovalute spaventava molto le aziende con cui parlavamo, quindi se cercavi di andare a spiegare cos'era la blockchain, quali potevano essere le applicazioni di business in generale, la prima domanda che ti facevano era: ok, però come vi posizionate rispetto a Bitcoin, che è utilizzato per il commercio di droga, di armi, diciamo tutto quello che è illegale? Quindi sicuramente quello era uno dei temi che veniva prima all'attenzione. Adesso, pian pianino, abbiamo visto due fenomeni, potremmo dire. Da un lato, un progressivo sviluppo della tecnologia che è andata a sviluppare delle soluzioni che vanno anche al di là delle semplici criptovalute, e dall'altro, invece, come evidenziava anche Federico, il mondo della finanza tradizionale, comunque delle aziende tradizionali, sempre più sta capendo quali sono le potenzialità delle criptovalute e sta anche capendo come magari sviluppare delle offerte
dedicate proprio alle criptovalute e poi vediamo magari anche altre tipologie di utilizzi che sicuramente sono interessanti in questo settore. Ci sono delle novità, Federico, anche sul fronte PayPal, che ricordiamo essere stato la spinta che ha avviato, insomma, il forte pinning rialzista del Bitcoin fino a ridosso dei 20.000 punti. Sempre via Cryptonews.ch abbiamo tutti gli aggiornamenti. Che cosa succede sul fronte PayPal? PayPal non fa altro che rafforzare quello che, come indicavi tu, a ottobre, quando ha annunciato la possibilità, l'opportunità, come indicavo poco fa, per la banca italiana. Questo è avvenuto per un importante fornitore di servizi di pagamento digitali, PayPal, che ha ufficializzato appunto il suo ingresso nella possibilità di comprare e vendere e di tenere criptovalute, in particolare il Bitcoin, così come altre quattro delle principali. Questo non ha fatto altro che accendere la miccia di quello che è poi stato il movimento rialzista, che eravamo attorno agli 11.000 dollari a ottobre, ha dato questo boost che ha spinto appunto a pochi giorni fa, e comunque ancora ci troviamo su dei massimi assoluti. Come indicava Giacomo, e le banche, specialmente quelle commerciali, che comunque offrono anche metodi di pagamento, cercano di rispondere alle esigenze del mercato, un'esigenza del mercato che con la crisi che è esplosa appunto a marzo scorso si è fatta sempre più forte, l'esigenza da parte delle persone di utilizzare dei sistemi di pagamento che fino a pochi mesi fa, ecco, come si diceva pochi minuti fa, al momento non venivano considerate, mentre invece oggi è diventata oramai una necessità, e le banche che non si adeguano decisamente avranno delle grosse difficoltà. Ecco perché oramai, quasi a cadenza giornaliera, c'è un annuncio da parte di un istituto bancario importante, così come anche da parte delle banche centrali, di come si stia sì, da una parte, anche studiando la possibilità, e dall'altra, da parte naturalmente degli istituti finanziari, di offrire poi prodotti che possono essere utilizzati da parte del pubblico. E allora cominciamo il nostro, diciamo così, racconto dell'approfondimento di oggi con Giacomo Vella, che ovviamente, insomma, seguiremo anche attraverso alcuni grafici che ha preparato per noi. Ovviamente ringraziamo da questo punto Giacomo Vella e il Politecnico. Partiamo da qui, dall'evoluzione dei termini usati dai regolatori, con tanto appunto di primo grafico in allegato e da affiancare sostanzialmente. Giacomo. Sì, allora, questo si lega molto al discorso che stiamo facendo, quindi dal fatto che abbiamo usato questa slide proprio per identificare l'evoluzione di quella che è la terminologia che va di pari passo, poi forse vabbè, evolvendosi più lentamente, però con quello che è la tecnologia. Quindi se prima, quando noi parlavamo di crypto asset, parlavamo di Bitcoin e virtual currency, pian pianino, come potete vedere, tramite l'evoluzione tecnologica si è evoluta anche la terminologia, quindi abbiamo tanti termini adesso che vengono utilizzati da regolatori, ma anche nel linguaggio comune, per definire questi strumenti, anche perché non stiamo più parlando, ovviamente non parliamo più di Bitcoin, come unica, applicazione della blockchain, ma, nemmeno le criptovalute forse sono più la unica tipologia di criptoasset, le criptovalute come, normalmente le conosciamo. E quindi abbiamo una maggior varietà di asset digitali che vengono gestiti tramite tecnologie blockchain e distributed ledger e che quindi poi permettono di avere grandi varietà di utilizzi. E questo diciamo che può provocare mo molti problemi da un punto di vista di definizione di che cosa sono questi criptoasset, soprattutto per dei soggetti come i regolatori che devono definirli in maniera chiara per poi poter normare l'utilizzo. Quindi sicuramente questo è un tema interessante. E mica per niente, caro Federico, i colori utilizzati per contrassegnare l'evoluzione delle varie terminologie sono soprattutto tendenti al verde, insomma, che è il colore che abbiamo segnalato in apertura, aspettando, come dire, che quota 20.000 venga finalmente raggiunto. Sì, è un
segnale positivo più che di speranza, perché oramai la speranza è stata superata, perché come appunto diceva anche Giacomo, come accennavamo poco fa e ora andremo a vedere più nel dettaglio, l'ingresso da parte degli istituti finanziari oramai si è realizzato, ma questo a differenza del 2017, così come anticipavo prima, non è perché è cambiato anche sotto solo l'aspetto dell'utilizzo, della necessità, ma anche come approccio da parte della dialettica, perché nel 2017 gli istituti finanziari, così come anche le banche centrali, venivano a contatto con una realtà che stava esplodendo proprio in quei mesi e non c'era poi chi effettivamente dava una traduzione, perché altrimenti si rivolgeva direttamente agli sviluppatori che hanno tutt'altro approccio di quello istituzionale. E questo grazie anche al lavoro che viene svolto, ecco, da chi fa parte dell'osservatorio, così come in Italia del Politecnico di Milano, che dà l'opportunità di collegare, di tradurre anche alcuni passaggi che a livello istituzionale richiedono un approccio completamente diverso a quello che può essere invece da parte di chi invece è abituato a utilizzarlo sviluppando con una tecnologia che non è consentita a tutti. E allora andiamo avanti, Giacomo, con le differenti classificazioni delle criptovalute, dato che abbiamo detto proprio poco fa che insomma oramai stiamo andando oltre anche appunto il semplice concetto più troppo generico forse criptovalute, vedo che abbiamo diverse espressioni, diverse terminologie. Prego Giacomo. Sì, allora diciamo che a livello di classificazioni di quello che sono gli strumenti che noi identifichiamo come criptovalute, ne abbiamo identificate diverse. Il nostro obiettivo qui era dare un input, dare delle indicazioni, fornire un modello generale, non tanto magari al regolatore che deve avere delle classificazioni molto precise e magari a tenuta stagna tra uno e l'altro perché devono essere normate in maniera diversa, ma è più anche in ambito business per capire, ok, stiamo parlando di crypto asset, non sono solo criptovalute, ma cosa ci possiamo fare con questi strumenti. E quindi abbiamo identificato 5 macro categorie, possiamo dire, che vanno dall'utilizzo dei crypto asset più nella loro forma come denaro, poi verso diverse applicazioni. Non so se poi possiamo vederne una per una per entrare più nel dettaglio, certo. Così possiamo dare una visione più precisa di quello che sono i vari utilizzi. Perfetto, abbiamo money, abbiamo utility, ownership, value e asset. Questi sono i 5 macro gruppi che con l'aiuto ovviamente di Giacomo Vella e di Federico Izzi vi stiamo mostrando e vi stiamo raccontando. Partiamo allora dalla prima macro area, che è appunto quella relativa a money e da questo punto di vista vediamo come moneta di pagamento e stablecoin, e anche insomma cerco di seguirvi anche con, eccolo qua, con i nostri cartelli. Giacomo. Sì, allora questa diciamo che è forse la prima applicazione che per cui è nata la blockchain, quindi se pensiamo al Bitcoin o comunque al white paper di Satoshi Nakamoto, l'obiettivo era proprio scambiare valore in assenza di intermediari, quindi forse è la prima applicazione che nasce con tutto il tema crypto asset, criptovalute. Ne vediamo 3 macro categorie all'interno della categoria money, in cui abbiamo la funzione di effettuare pagamenti, quindi semplicemente scambiare valore. Qui possiamo immaginarci Bitcoin all'inizio, prima che diventasse anche uno strumento forse più di investimento che proprio soltanto per i pagamenti tradizionali a cui siamo abituati, ma tante altre cosiddette criptovalute sono nate in questo senso, magari aggiungendo al semplice scambio di valore qualche altra caratteristica. Ad esempio qui c'è tra i vari loghi c'è anche quello di Monero, quindi magari caratteristiche di privacy aggiuntive che non vadano semplicemente a dire scambio valore, ma aggiungano anche qualcosa che è proprio tipico delle criptovalute. E qui poi abbiamo Litecoin, Ripple, quindi magari pagamenti che possono essere più o meno veloci a seconda poi degli utilizzi che si vogliono fare. Insomma, scusami, ti ho interrotto, finisci pure Giacomo. Sì, no, dicevo semplicemente che tutto il tema poi dei pagamenti si è evoluto nel tempo, e quindi poi vediamo anche stablecoin, CBDC, come una evoluzione di questo tema.
Quindi insomma qua siamo, Federico, siamo agli inizi, cioè se fosse un film siamo nel momento in cui in Odissea nello spazio appaiono gli scimmioni che si ritrovano davanti il famoso monolite nero, è da qui che nasce tutto. Beh, il monolite sì, si è realizzato nel 2009, così come indicava Giacomo, Sì. c'è stata questa dirompente innovazione che era destinata a pochi. Infatti, più che altro ci si rivolgeva al cyberpunk, comunque a tutto l'aspetto delle persone altamente tecnologiche. E un mezzo, come appunto veniva indicato, di alternativo, di sistema di pagamento digitale, dove appunto non c'era poi un intermediario, l'intermediazione veniva direttamente dalla rete che è stata formata. Questo poi si è evoluto nel corso degli anni, ma non nel corso degli ultimi 11 anni, perché l'avvento delle stablecoin più che altro si è rafforzato tra il 2015 e il 2017. Questo perché, essendo comunque un periodo ancora un po' abbastanza diverso da quello attuale, il Bitcoin, così come anche le altre cripto elencate da Giacomo, subivano comunque l'alta volatilità. E chi in particolare investiva, ma più che altro anche faceva trading, fa trading, aveva questo forte incombenza della volatilità che creava turbamenti molto importanti, specialmente appunto nei momenti di ribasso. C'è stato l'avvento delle stablecoin, che però sono regolate da società private. E oggi, visto che abbiamo le stablecoin che hanno superato i 25 miliardi di capitalizzazione, stiamo parlando di una crescita esponenziale nel 2020. Basta pensare che marzo-aprile di quest'anno eravamo attorno ai 10 miliardi, perciò si è più che raddoppiato, anzi, una volta e mezza moltiplicato il valore nell'arco di 8 mesi. E oggi la preoccupazione da parte dei banche centrali è proprio quella di dire: ma qui la cosa si sta facendo importante, è pericoloso e naturalmente può colpire anche il sistema commerciale, appunto, da parte delle banche centrali, di regolamentazione, normativa da parte delle banche centrali. Certo. E a questo punto bisogna emettere una stablecoin però governativa. Andiamo avanti con Giacomo Vella del Politecnico per approfondire la seconda macro area dei crypto asset, vale a dire le utility. Giacomo. Sì, allora qui abbiamo invece, andiamo un po' oltre il concetto di denaro, di scambio del valore e troviamo quei crypto asset che hanno come funzione quello di essere come dei gettoni che ti permettono di accedere a un servizio oppure di fare una determinata azione. Qui abbiamo diviso anche qui in tre tipologie, chiaramente poi ce ne possono essere, visto che questo è un settore, quello degli utility, crypto asset, utility token, è veramente in espansione, in evoluzione, quindi ne abbiamo identificate tre, ma è veramente sfaccettato come mondo. Quindi il primo. Andiamo dalla possibilità di offrire proprio la possibilità di accedere a un servizio utilizzando questi crypto asset. Un esempio è quello di Filecoin, che è una delle piattaforme più interessanti legate al mondo blockchain, in cui diciamo, hai la possibilità di accedere a dello spazio di storage offerto da altri utenti proprio pagando con questo utility token, quindi un accesso che viene fornito in questo modo. Altrimenti invece un altro settore, un'altra applicazione che stiamo vedendo molto svilupparsi anche nel mondo come il DeFi è quello dei governance token, quindi di crypto asset che sono come se fosse una tessera elettorale, quindi ti danno la possibilità di votare su alcune decisioni che vengono prese su un determinato progetto, potrebbe essere un esempio. E quindi chi è in possesso di questo asset, di questo token, può votare e chiaramente poi le regole possono essere diverse, quindi poi il tuo voto può pesare in base a quanti token hai, puoi poterli rivendere, quindi c'è tutto un tema molto interessante. L'ultimo poi di queste tipologie di crypto asset Sì. sono quelli che vengono legati alla gestione di una community, quindi token che magari vengono distribuiti per remunerare
l'utilizzo di un determinato servizio. Adesso qui abbiamo messo come esempio il progetto, anche questo molto interessante, di Reddit, che ha sviluppato un token proprio per darlo ai propri utenti e permettergli di andare magari a non so, ho visto un post o seguo un forum che mi piace, do una mancia a quello che sta facendo i post e in questo modo diciamo remunerare e far crescere la piattaforma grazie anche all'attività degli utenti stessi. Federico, permettimi questa battuta, tu hai ricevuto mance da questo punto di vista nella gestione di qualche community? Ma in questo momento, così come è strutturato a livello centralizzato, ogni social network, nessuno può ambire a questa retribuzione o comunque a queste mance, proprio perché questa è una debolezza di quello che è emersa proprio dai social network che sempre più utilizzati e controllati da una società centrale. E beneficiava solamente quest'ultima, mentre invece gli utenti, nonostante apportassero anche dei contenuti interessanti, non avevano poi la proprietà stessa. E questo con il token verrebbe, con l'utilizzo del token, ma sicuramente nei prossimi anni verrebbe superato. Verrà superato perché ogni pubblicazione da parte di un utente riceverebbe anche l'unicità dello stesso articolo, cosa che oggi sappiamo benissimo che fare copia e incolla è talmente facile e difficilmente si risale poi all'informazione primaria. Quello del voto, così come dei servizi, beh, il voto da parte della DAO, l'organo anonimo decentralizzato che appunto governa poi tutto lo sviluppo che sta avvenendo sulla DeFi, è proprio quello che differenzia l'aspetto della finanza decentralizzata con quella centralizzata. E poi per ultimo, come diceva Giacomo, proprio in queste ultime settimane è stato lanciato un servizio Filecoin di storage decentralizzato e che questo cambia anche l'aspetto proprio perché viene retribuito poi quello che viene apportato da parte del contenuto stesso, così come anche utilizzare un tipo di tipologia di servizi si paga solamente quell'aspetto e non tutto il servizio, anche cioè parti che ad esempio non vengono utilizzate. Chiaro, chiaro il discorso e il ragionamento che hai fatto, Federico, così come anche chiaro, così come secondo me sono anche chiari i passaggi che stiamo approfondendo con Giacomo Vella, che con noi è la prima volta, ma mi sembra che insomma, abbia già insomma, la parlantina del veterano da questo punto di vista. Ovviamente se c'è qualche passaggio, lo dico agli amici a casa, che non è chiaro potete scriverci, altrimenti come state peraltro già facendo, andate sul pollicione di YouTube e cliccatelo, insomma, come ringraziamento per questi, anche in questo caso per un servizio che vi forniamo gratuitamente con l'aiuto di analisti importanti. Allora andiamo avanti, dicevo, Giacomo, con la nostra spiegazione e andiamo nel territorio ownership di proprietà, quindi abbandoniamo sostanzialmente le utilities e andiamo a parlare di ownership. Sì, questo è forse uno delle tipologie di cryptoasset che potrebbe essere più rivoluzionaria, in quanto porta proprio il discorso del concetto di proprietà di un asset che può essere sia fisico che digitale e lo riporta all'interno di un cryptoasset. Quindi l'idea è che chi è in possesso di un determinato cryptoasset poi possa anche dimostrare il possesso di un bene che magari è al di fuori della tecnologia blockchain. E questo ovviamente per tutta la gestione di scambi, mercati secondari potrebbe essere rivoluzionario. Anche qui abbiamo diviso in tre categorie. Abbiamo da una parte quello che sono le securities, quindi titoli finanziari più tradizionali. Quindi possiamo immaginare titoli finanziari tokenizzati in cui chi ha il token ha anche il titolo finanziario che potrebbe essere un'azione di una determinata società. Qui l'esempio è quello di SDX, che è un progetto interessante sviluppato in Svizzera dallo Stock Exchange svizzero, che vuole proprio creare un mercato secondario regolamentato. Quindi qui ha avuto qualche problema con il regolatore, però per l'emissione di asset finanziari e poi per lo scambio tra i vari utenti. Ancora più rivoluzionario, forse, se vogliamo, è la gestione di asset fisici utilizzando crypto asset. E qui
poi si lega tutto il discorso che limita ancora molte applicazioni nel mondo blockchain, che è quello del legame tra mondo fisico e mondo digitale. Ad esempio, questa è una startup che nell'attività dell'osservatorio abbiamo invitato a parlare e a raccontarci la loro esperienza, perché sicuramente è potenzialmente rivoluzionaria, che è Realty. Che quello che fanno è di offrire, di vendere proprietà immobiliari, quindi pezzettini di proprietà immobiliare attraverso crypto asset, attraverso token, in modo che sia più facile la compravendita, sia più facile il mercato secondario. Quello che poi ci dicevano in realtà è che finché non c'è un framework regolamentatorio che poi ti permette di associare davvero il possesso del token, del crypto asset alla proprietà immobiliare, queste soluzioni poi hanno un valore dimezzato. Ma quello che era interessante era che Realty ti permette di utilizzare i crypto asset che rappresentano il possesso di un bene immobiliare, di una casa, ad esempio, che è un bene fisico, e poi di andarlo a vendere sul mondo del DeFi, ad esempio utilizzare Uniswap per andare a rivendere i token di possesso della casa, magari in cambio di Ether o altre criptovalute. Questo secondo me è veramente potenzialmente rivoluzionario. E l'ultimo, sì. No, 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 chiudi, chiudi, che poi mi ricollego proprio a una delle parole che hai ripetuto maggiormente nella tua spiegazione. Vai, vai, prego. L'ultimo aspetto è quello di più semplice, forse, è il legame tra crypto asset e la proprietà di asset digitali. Quindi anche qui un esempio carino è quello di questa startup, di social network, che è Super Rare, che permette di vendere opere d'arte digitali, e attraverso l'utilizzo dei token, ogni volta che l'opera d'arte digitale viene rivenduta un'altra volta, l'artista riceve una parte del prezzo a cui è stata rivenduta l'opera, grazie proprio al fatto che tutto su blockchain è tracciato e che attraverso i token è facilmente poi riconducibile a tutti i vari passaggi di proprietà. Questo era un altro esempio che sicuramente è rilevante. Interessante questo social network che consente appunto l'acquisto di opere d'arte digitali che poi vengono a loro volta rivendute. Dicevo, la parola più utilizzata da Giacomo nella spiegazione di questo passaggio, di questo macro gruppo, che è quello dell'ownership, torna a essere la parola rivoluzionaria, quindi che è un po' uno degli aspetti principali e originari, insomma, da parte delle criptovalute. Quindi non dico che ci stiamo aggiungendo un altro monolite, caro Federico, però la direzione credo che sia quella. Ma i monolite spuntano di conseguenza molto numerosi, ma ci mancherebbe. Anzi, ringrazio molto Giacomo che sta esprimendo dei passaggi fondamentali in una maniera anche molto semplice e Vero, comprensibile, sì. perché non è facile questi argomenti, li abbiamo visto più volte appunto durante CryptoFocus, come sia difficile proprio tradurre poi alcuni aspetti e renderli comprensibili da parte anche di chi non è esperto, non solo tecnologico, ma proprio anche a livello di approccio in determinati settori. E questo cosa comporta, riassumendo quello che appunto ha appena esposto Giacomo? Faccio un semplice esempio: anni fa andava molto di moda la multiproprietà, uno acquistava una parte di un appartamento per un determinato periodo. Cosa accadeva? Che diventava proprietario per un arco temporale molto importante, molto lungo, perché questo non consentiva facilmente poi di rivendere quella quota. Io non volevo più questa quota, la volevo rivendere, avevo veramente un mercato molto difficile. Facendo un salto molto in lungo e trasformando questa proprietà immobiliare in un token, in futuro sarà molto semplice anche questa passaggi, perché un token non farà altro che esprimere, confermare la proprietà anche di un bene immobile e renderlo subito dimostrabile, subito applicabile, subito remunerativo. Io perciò posso utilizzare quel token di quella parte di proprietà, ad esempio, ecco, anche come dicevi poco fa, da parte di un'opera d'arte digitale. È notizia tra parentesi di queste ultime ore, come su un noto sito di aste online di opere digitali sia stato venduto all'asta un'opera digitale per 777 mila dollari, cioè
uno delle aste più importanti che ci sono state in questi ultimi mesi. Ma tornando a quell'aspetto, ecco, io attraverso un token ho una flessibilità che oggi non ho, anzi, è veramente quasi inimmaginabile averla. E allora andiamo avanti per passare al macrogruppo Value, sostanzialmente, e qui Giacomo ti restituisco la parola, valore di proprietà. Sì, qui diciamo che il concetto è forse una categoria che si sovrappone in parte con altre precedenti, però era per identificare quelle tipologie di crypto asset che rappresentano il valore di un altro bene, che può essere anche qui fisico, digitale, però senza rappresentarne per forza la proprietà. Quindi qui potremmo immaginarlo più come i classici derivati finanziari, in cui si ha un titolo, un asset che segue l'andamento di un altro titolo o di un paniere di beni, quindi un paniere composito da vari beni, per rappresentarne il valore. Qui la cosa interessante è sempre poi quello che si lega al mondo blockchain. Non è tanto il fatto che abbiamo un derivato che viene espresso con un token, ma è proprio la possibilità di andarle a creare magari in maniera decentralizzata, in maniera anche permissionless, come ad esempio si può fare con Synthetix, che è una delle soluzioni e delle varie soluzioni nel mondo DeFi, che ti permette proprio di creare asset sintetici, tra virgolette, su Ethereum, permettendoli di ancorarli a degli asset del mondo reale, che potrebbero essere adesso nelle iconcine ci sono il petrolio, l'oro, oppure anche qui a titoli azionari, quindi o anche, non so, a indici compositi di titoli azionari. Quindi questo è un altro tema, e anche qui poi si lega tutta la possibilità di poterli rivendere facilmente, quindi si possono creare titoli finanziari magari più complessi senza però andare a dover magari definire delle regole che poi nel mondo più centralizzato possono essere dei limiti allo sviluppo di questo tipo. Altra parola chiave che Giacomo ha usato, caro Federico, su cui poi inevitabilmente dovremmo tornare come ogni martedì, e cioè ha detto la parola oro, e quindi da qui parte la correlazione che oramai non c'è più sostanzialmente tra oro e Bitcoin. No, beh, per quanto riguarda la correlazione oramai è svanita, proprio perché in virtù di quello che sta accadendo in questi ultimi tre mesi, da agosto ad oggi. Ma io, prima di passare alla correlazione, vorrei completare, ecco, il ragionamento, anzi, certo, quello che ha esposto Giacomo, perché proprio nelle scorse settimane su questo spazio di Crypto Focus è stato presente ospite una rappresentante di società in Svizzera che stanno proprio svolgendo questo tipo di attività, cioè, così come menzionava poco fa Giacomo, Synthetix, dare l'opportunità di costruire degli indici sintetici con un paniere a scelta da parte dell'utente, ma in maniera immediata. Cioè, io oggi alla finanza tradizionale mi posso avvalere, anzi posso investire solamente in determinati strumenti che vengono emessi da fondi, così come da istituzioni finanziarie che compongono quel paniere. Io posso investire questo attraverso, appunto, la finanza decentralizzata, e su questo aspetto menziono Edu, perché sta facendo veramente un lavoro molto importante per quanto riguarda questa tipologia di strumenti finanziari, e che io ho l'opportunità di scegliere e costruirmi un paniere del numero, delle tipologie di token in questo momento, naturalmente criptovalute, ma oramai il passaggio, come anche diceva poco fa Giacomo nella precedente slide, nel precedente spazio, è quello di costruire dei sintetici che replicano esattamente l'andamento di un qualsiasi azione finanziaria, così come di indice. Ma io questo posso farlo indipendentemente attraverso una finanza decentralizzata e in maniera immediata, cioè non mi devo più avvalere di un intermediario, ma lo compongo direttamente io attraverso uno strumento di DeFi. Per quanto riguarda la correlazione con l'oro, ecco, dicevamo, oramai è andata a svanire, più che altro il movimento che c'è stato da parte dell'oro la scorsa settimana, che è tornato sotto i 1800 dollari l'oncia, ora li ha recuperati. Però quello che è un aspetto
da valutare è come dai top di agosto l'oro abbia perso circa il 14%, che è una perdita che si era registrata naturalmente in un periodo molto più breve, stiamo parlando di 10 giorni, a metà di marzo, con quel famoso movimento al ribasso che può tutta la finanza, sia tradizionale che appunto anche per quanto riguarda il Bitcoin e il criptovalute, hanno accusato con forza. Però questo mette in evidenza di come il Bitcoin sia effettivamente un asset decisamente decorrelato da tutto il resto, compreso anche gli indici azionari. E allora ripartiamo, o meglio ricolleghiamoci al nostro percorso con Giacomo Vella, dopo aver anche aperto questa piccola parentesi come facciamo sempre sul fronte oro Bitcoin. Allora, asset in particolare, si parla di tracciabilità. Sì, qui è l'ultima delle varie funzioni che abbiamo descritto, forse sì. Quella con il nome meno autoesplicativo, asset, poco felice forse, però è proprio per rappresentare il fatto che questi crypto asset vanno a descrivere delle caratteristiche di un bene, che può essere in questo caso un bene all'interno di una supply chain. E qui proprio troviamo tanti progetti di tracciabilità che vanno a sfruttare questi token e crypto asset. E un caso interessante di un progetto che da un po' di tempo che è in stato di sviluppo, ma da quanto so non è ancora stato rilasciato in versione operativa, diciamo, che è il progetto Aura, che è stato sviluppato dal colosso del lusso LVMH per andare proprio a legare a ciascun bene di lusso che viene venduto da, ad esempio, da Vuitton, che potrebbe essere una borsa di lusso, viene associato un token che ne rappresenta il possesso. E questo è molto diciamo utile in tutto quello che è il mercato secondario di beni di lusso. Adesso io non sono un esperto di borse Vuitton, però so che c'è la possibilità poi di rivendere, c'è un mercato secondario molto fiorente, e quindi attraverso questi token è possibile dimostrare di aver acquistato il bene di lusso dal rivenditore autorizzato, e che quindi magari non stai rivendendo un falso, proprio perché puoi anche trasferire la proprietà di un token, un crypto asset, sul quale poi vengono anche inserite delle informazioni sul bene in questione. Quindi questo è un ulteriore esempio di crypto asset che viene utilizzato da aziende tradizionali. Qui non stiamo parlando di startup, qui stiamo parlando di colossi del lusso che sono attivi da molto tempo. Altro passaggio fondamentale è questo, perché comunque la tracciabilità è un'altra parola chiave nel bene e nel male che contraddistinguono le criptovalute in generale, appunto i crypto asset. Federico? Beh sì, la tracciabilità è decisamente un altro aspetto, un altro ambito molto importante, però qui c'è da dire che al momento soffre di quelle che è effettivamente una tracciabilità completamente decentralizzata, quelle che sono i costi, perché bisogna ricordare che comunque la decentralizzazione completa comunque ha dei costi, e sostenere questo tipo di tracciabilità totalmente decentralizzata, ecco, si va incontro a dei costi che poi vanno a incidere anche in questo caso su un bene materiale. Prima parlavamo di immobili, qui stiamo parlando di beni di tutti i giorni, comunque più materiali da utilizzo comune. E due anni fa fece molto scalpore quando appunto una nota catena alimentare iniziò indicando, proprio facendo leva su quello che era agli inizi la tracciabilità decentralizzata sulla blockchain, in particolare utilizzando la parolina magica blockchain, di quella che era la catena, la filiera del pollo. Vennero fatte anche molte battute in merito, però ecco, poi lì si scoprì che effettivamente sì, c'è la tracciabilità decentralizzata sulla rete Ethereum, però gran parte era centralizzata, cioè comunque veniva controllata da parte di un server che poi scriveva diciamo l'input principale sulla blockchain, però non del singolo prodotto. Però questo anche è un altro aspetto che in particolare, ecco, molto si parlava del Made in Italy, garantirebbe effettivamente l'originalità del prodotto e tutta la catena di distribuzione fino all'utente finale, che così come ha poi
indicava Giacomo, non si conclude con la vendita, ma si conclude anche con la possibilità proprio da parte del possessore di poterlo rivendere insieme al bene. E per chiudere, Giacomo, andiamo quindi a vedere i sei passaggi del sostanzialmente ciclo di vita di un crypto asset. Sì, qui abbiamo provato a identificare quali sono le fasi del ciclo di vita, proprio perché, come abbiamo forse evidenziato ampiamente in introduzione, ci sono degli attori che in ogni fase del ciclo di vita possono offrire delle soluzioni che sono a valore aggiunto. Se qui vediamo la fase numero 3, che è la custodia, è quella su cui tanti attori istituzionali si stanno concentrando, quindi la possibilità di, per tutti questi crypto asset che abbiamo visto di poterli mantenere in maniera sicura, quindi lo storage delle chiavi private piuttosto che altre soluzioni. Ma in tutte le sei fasi di sviluppo potremmo, quindi dalla creazione, distribuzione, custodia, utilizzo, scambio e poi forse in alcuni casi l'eliminazione di questi token, potremmo individuare degli attori, degli stakeholder che sono coinvolti e che possono fare business, possono offrire delle soluzioni che vanno a limitare quei problemi che molto spesso si legano a tutte quelle che sono le tecnologie decentralizzate, che molto spesso a fronte di una maggiore sicurezza, di un maggior controllo dell'utente, poi magari hanno più problemi, presentano più problemi nella user experience per gli utenti che magari non sono propriamente skillati, per usare un brutto termine, però nell'utilizzo di queste tecnologie. Quindi anche ad esempio nell'utilizzo dei crypto asset, anche qui magari ci potrebbero essere dei simili intermediari che poi ti permettono di utilizzarli in maniera migliore. Qui chiaramente si introduce il discorso di intermediari su una tecnologia che disintermedia, ma forse è una via di mezzo che prima o poi dovrà essere trovata. La chiosa di questo percorso, questo ciclo di vita appunto di un crypto asset, ovviamente a Federico Izzi. Beh, io esalterei molto quello, ecco, che è l'aspetto della custodia, è un punto di incontro tra chi è esperto e naturalmente vuole mantenere la totale decentralizzazione, cioè il totale possesso delle proprie chiavi, e chi invece fino ad oggi, in particolare negli ultimi 2 anni, ha un po' allontanato l'interesse, proprio perché venivano solitamente esaltate, menzionate quando accadevano dei furti o della perdita del possesso delle chiavi. Ecco, attraverso un sistema di custodia da parte di un'istituzione finanziaria che garantirebbe comunque la protezione da parte delle chiavi, sì, si dà comunque carico a un terzo il possesso, però chi non è esperto e non ha dimestichezza, ma questo poi sarà un passaggio successivo, ma dà la possibilità appunto a un terzo di mantenere la custodia. Ma questi sono dei passaggi che indubbiamente non fanno nient'altro che rafforzare questa evoluzione alla quale oramai ci troviamo esattamente nel pieno. È ricercatore politecnico dell'Osservatorio Blockchain, grazie a Giacomo Vella per essere stato in nostra compagnia e grazie per la tua analisi ovviamente. Buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere. Un saluto ovviamente anche a Federico Izzi, che non manca mai e che ritroveremo il prossimo approfondimento di Crypto Focus. Federico, buon lavoro anche a te e grazie ancora. Grazie come sempre, come ogni settimana, grazie anche a chi ci segue e per ultimo ma non ultimo grazie a Giacomo, che veramente ha esposto talmente tanti argomenti con la competenza che insomma definisce tutti. Anche abbiamo visto a ottobre anche l'altra partecipazione da parte del Politecnico di Milano, grazie ancora. Grazie dunque ai protagonisti di Crypto Focus e grazie a voi che ci avete seguito da casa nonché alla regia. Io vi lascio al resto della programmazione delle fonti TV e a questo pomeriggio dalle 14.30 come di consueto con Alexandra Giorgeva. Grazie e noi ci rivediamo domani ovviamente.